L'avidità delle nostre elite economiche sta probabilmente riuscendo laddove il movimento operaio e le mobilitazioni di massa hanno sempre fallito. Stanno definitivamente uccidendo il nostro capitalismo. Peccato sia per sostituirlo con qualcosa di ancora peggiore. Lo scorso weekend, mentre l'intero paese era distratto dal doppio scandalo sanremese, il Gotha del capitalismo italiano veniva travolto da una doppia rivoluzione. Due dei principali e più iconici gruppi italiani annunciavano all'unisono l'uscita dalla borsa di Milano e la svendita di un altro pezzettino consistente di paese al grande capitale internazionale. Nell'arco di poche ore, prima uno dei millemila fondi di Bernard Arnault, l'uomo più ricco del pianeta, ha annunciato un'OPA amichevole su Tod's, simbolo assoluto del finto lusso, quasi quanto il suo cringissimo patron Diego Della Valle. E poi il simbolo invece per eccellenza della decadenza alto borghese ormai bollita, Massimo Moratti, annunciava la vendita delle raffinerie sarde della Saras al colosso svizzero-olandese del commercio delle materie prime Vitol. Sullo sfondo, il giovedì prima, la Guardia di Finanza eseguiva il decreto di perquisizione della Procura di Torino a carico di Lapo, Ginevra e soprattutto John Elkann, il grande liquidatore del manifatturiero italiano. Come in un episodio qualsiasi di Succession, il tutto nasce da una denuncia niente po' di meno che della loro stessa madre, Margherita Agnelli, che contende ai suoi stessi figli l'eredità di papà Gianni. I vecchi valori di una volta del capitalismo prenditore familistico italico. Tod's e Saras sono solo l'ultimo tassello di una fuga generalizzata dai mercati finanziari italiani. E proprio mentre il governo degli svendipatria festeggia in pompa magna l'approvazione in seconda lettura alla Camera del primo grande progetto di riforma complessiva del diritto societario e dei mercati finanziari da 20 anni a questa parte. È il famoso e famigerato DDL Capitali, una resa incondizionata agli interessi speculativi dei capitali più forti, a spese dell'economia reale e anche dei piccoli investitori. Una sorta di corsa ai ripari, dopo che negli ultimi 10 anni Piazza Affari si è vista sfilare da sotto il naso di tutto di più. Nel 2022, poco prima che Exor emigrasse sulla borsa di Amsterdam, a uscire di scena era stata l'Atlantia dei Benetton. Poi era arrivato il turno della Dea Capital, del gruppo De Agostini, del gruppo Cerved, di Banca Finnat, eppure della Roma Calcio. Nel frattempo, Luxottica optava per Parigi e Prada per Hong Kong. Una cifra che spiega tutto. Quando la Saras di Moratti è stata quotata, nell'ormai lontano 12 maggio 2006, l'indice di Piazza Affari volava vicino a 38.000 punti. Oggi non arriva a 31.500. Un quinto in meno. Il governo Meloni allora ha deciso di partecipare alla corsa globale a chi chiude più occhi per attirare qualche capitale in più, ma evidentemente con scarso successo. Proprio mentre il governo avviava la discussione sul disegno legge, Brembo, il gigante italiano della produzione di impianti frenanti per veicoli, annunciava il trasferimento della sua sede legale ad Amsterdam, proprio come prima avevano già fatto Campari, Iveco, Stellantis, Ferrari, CNH Industrial e anche ST Microelectronics. Il motivo è sempre lo stesso. Ho bisogno dei soldi. Grazie al carattere marcatamente ultraliberista del diritto societario olandese, scordatevi la leggenda metropolitana del capitalismo democratico, dove ogni azione equivale un voto. In Olanda, a seconda di chi sei, una tua azione di voti ne può valere fino a 20. Oppure zero, che è esattamente quello che verrà introdotto a breve anche in Italia. Ovviamente significa banalmente che per controllare un'azienda sarà sufficiente possedere anche solo il 5-10%. Un'opportunità straordinaria. Ora che a far crescere l'economia reale in Europa ci hanno sostanzialmente rinunciato, il punto si gioca tutto su quanta ricchezza riesco a estrarre da un'azienda per esportare un po' di capitali negli USA via paradisi fiscali, prima che l'azienda muoia definitivamente. Giusto per sottolineare che non tutto il mondo è paese, in Cina un'azione vale un voto. Quando la borsa serve a trovare risorse per l'economia reale, funziona così.
Da noi invece la lunga guerra dello 0,001% contro il resto dell'umanità non conosce sosta. Un padrone ottocentesco. Così definiva Diego Della Valle, ormai una quindicina abbondante di anni fa, il segretario nazionale della FENCA, CGIL, Sergio Spiller. In ballo allora c'era la trattativa sul contratto integrativo aziendale per i lavoratori degli stabilimenti TOZ di Casette d'Ete, Comunanza e Tolentino. Uno spartiacque tra un sistema di relazioni sindacali corrette e un atteggiamento paternalistico nella gestione della fabbrica, commentava Spiller. Invece di riconoscere ai lavoratori i loro sacrosanti diritti, Della Valle infatti preferiva ripiegare su una sorta di mancia, 1.400 euro da distribuire su 12 mensilità per tutto il 2008. Un episodio paradigmatico. Il personaggio infatti trasuda antipatia da ogni poro. Eppure quell'epiteto, padrone ottocentesco, visto dopo 15 anni di depressione e finanziarizzazione selvaggia dell'economia, tutto sommato non suona più così offensivo. Da padrone ottocentesco infatti Della Valle per fare soldi aveva adottato il caro vecchio sistema del capitalismo industriale delle origini. Ci si fa prestare un po' di soldi dalle banche, si investono in un po' di macchinarie per assumere un po' di persone, si fanno lavorare il più possibile, si prova a vendere il prodotto e con i soldi ricavati ci si pagano i dipendenti, il debito e gli interessi e quello che avanza un pochino si mette in saccoccia e un pochino si reinveste per comprare altre macchine e magari assumere qualche persona in più. Quanto di tutto questo va in tasca ai lavoratori e quanto a Diego e famiglia dipende anche parecchio da quanta cazzimma ci mettono i lavoratori stessi. E non intendo mentre lavorano, nel senso di essere più produttivi, ma mentre contrattano per la loro busta paga. Quella che quando ancora c'era la democrazia si chiamava appunto lotta di classe. Poi alla democrazia è subentrata la dittatura del capitale finanziario. La lotta di classe l'hanno vinta le oligarchie ed ecco che Della Valle è diventato il padrone dell'Ottocento. Oltre che per gli outfit super cringe, chiaramente. Ecco, finalmente uno dei nostri imitatori di Crozza preferiti ha deciso di mettersi al passo coi tempi. E per entrare nel salotto buono delle oligarchie finanziarie del XXI secolo ha deciso di gettarsi tra le braccia dell'uomo più ricco del pianeta, Bernard Arnault, il capo mondiale dell'industria del lusso. Alla fine dell'operazione Della Valle avranno ancora il 54% dell'azienda, che appunto uscirà dalla borsa, ma il socio di minoranza avrà potere di veto. E chi conosce la storia di Arnault sa benissimo che per quel poco che rimane di economia reale e produttiva in Italia c'è poco da stare sereni. Ne avevamo parlato in un video di oltre un anno fa, quando appunto Forbes aveva comunicato che per la prima volta non so da quanto tempo, in cima alla sua classifica, non c'era uno statunitense, a differenza dei 9 che vengono dopo. E la vecchia Europa brindava per la sua rivincita, senza aver capito assolutamente nulla di come gira davvero il mondo. Elon Musk bye bye, è iniziata l'era di Bernard Arnault. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il? La sofisticatezza francese batte lo scuro e te accusa. Oh, mon ami, il signorino parla francese. Ha esultato l'economista svedese Anders Eslund, tra i principali consiglieri di Yeltsin all'epoca delle grandi privatizzazioni russe, tra i più grandi disastri economici della storia contemporanea. Gli ha fatto eco entusiasta Juliette Kayyem, ex membro dello staff di Obama e collaboratrice del Council on Foreign Relations, l'influentissimo think tank bipartisan americano. Bernard Arnault vive la sua vita come farebbe ognuno di noi se avesse tutti quei soldi. Investe in opere d'arte, organizza feste, aiuta a ricostruire Notre Dame e non trolla. Sembra felice ed è il numero uno. È il trionfo del capitalismo educato e politically correct sul bullismo degli egomaniaci sociopatici. Ma potrebbe non essere poi tutta sta gran figata. Come ricorda sempre Eslund, Arnault ha partecipato alla cena di stato di Biden. Musk no. Ma ha anche dei difetti. Ma chi è Bernard Arnault?
E come ha fatto a diventare l'uomo più ricco del pianeta? Schivo e riservato, Arnaud ha fatto irruzione nel dibattito pubblico sostanzialmente soltanto una volta. Era il 2012 e alle elezioni presidenziali aveva vinto il socialista Hollande. Ad assicurargli un bel po' di voti, una promessa molto semplice: alzare al 75% le tasse sui guadagni sopra il milione. Poco dopo si scopre che Arnaud nel frattempo aveva fatto richiesta per ottenere la cittadinanza belga. D'altronde era appena all'inizio della sua scalata. Allora aveva un patrimonio di appena 40 miliardi. Ora è 5 volte tanto. Comunque non era la prima volta che se la dava a gambe. Era già successo nel 1981. Allora la bestia nera si chiamava François Mitterrand, un altro presidente socialista. Pochi giorni dopo la sua vittoria, Arnaud si decide a trasferirsi negli USA. Anche lì c'erano state da poco le elezioni e a vincere lì era stato il compagno Ronald Reagan e aveva promesso l'esatto opposto di Hollande. Quando arriva alla Casa Bianca, infatti, l'aliquota sui redditi più alti era del 70%. A fine mandato era scesa al 28%, il più grande regalo a ricchi e super ricchi della storia del capitalismo moderno. Arnaud si gode l'aria frizzante di questa imponente rivoluzione imposta dall'alto per circa 3 anni e avrebbe anche continuato se solo un uccellino non gli avesse riferito che il governo francese stava cercando acquirenti per il colosso del tessile e della distribuzione Boussac Saint-Frère, proprietario tra l'altro del marchio del lusso Christian Dior. Quell'uccellino si chiamava Antoine Bernheim, il Richelieu del capitalismo finanziario francese, già padrino degli imperi imprenditoriali e finanziari di François Pinault e Vincent Bolloré, rispettivamente 4° e 12° uomo più ricco di Francia. A sostenere Arnaud nella sua impresa è il gotha del capitalismo francese, soprattutto quello legato al petrolio, da Total a Elf. Ma anche la politica, il Crédit Lyonnais, che allora era ancora totalmente controllato dal pubblico, gli garantisce i 400 milioni di franchi necessari alla scalata. Ma c'è una condizione: il gruppo Boussac non può essere smembrato e i livelli occupazionali devono essere garantiti. Sì, sì, certo, credici, come no. L'anno dopo Arnaud inaugura la sua era con 9.000 licenziamenti e poi fa un bello spezzatino e vende tutto, a parte appunto Christian Dior e i grandi magazzini delle Bon Marché. Da allora in Francia è soprannominato Terminator. Non la prendere storta, ma non sarai mica un Terminator. Sì, Cyberdyne System modello 101. Cinico e distaccato, Arnaud ha un'idea precisa di come si svilupperà la società nei decenni successivi. Una minuscola minoranza diventerà sempre più ricca, mentre la stragrande maggioranza della popolazione vivrà un progressivo e inesorabile impoverimento relativo. È il capitalismo, bellezza. E tu non ci puoi far niente, niente. E per cavalcare l'onda è a quella piccola minoranza che bisogna puntare. Persegue con machiavellica lucidità è creare la più grande holding dell'extra lusso mai vista sulla faccia della terra. Dopo l'operazione Boussac, nel 1989, inizia la scalata ostile a LVMH, il gruppo nato appena 2 anni prima dalla fusione tra Louis Vuitton e il produttore di cognac e champagne, MNC, anche grazie al suo contributo. L'ostacolo alle ambizioni di Arnaud allora si chiamava Henri Racamier, riveritissimo patron di Louis Vuitton. Per Bernard, troppo timido e conservatore, va fatto fuori dal board, detto fatto. Da lì seguono 10 anni di consolidamento e poi inizia la stagione delle grandi scalate. Kenzo, Guerlain, Fendi, Celine, Chaumet, Sephora, Bulgari, i grandi marchi del lusso che non rientrano nell'impero di Arnaud si contano sulle dita di una mano. Bernard Arnaud e l'arte di pagare meno tasse possibili. Così si intitolava un'inchiesta di qualche anno fa del canale francese Investigation et Enquête. Il tutto partiva da un dossier elaborato dalla Plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaire, una coalizione di 19 organizzazioni tra associazioni come ATTAC e Oxfam e sindacati come la CGT. Con 202 filiali sparse nei paradisi fiscali di tutto il mondo, il gruppo di Arnaud veniva definito la Mecca dell'elusione fiscale francese, seconda soltanto al colosso bancario BNP Paribas. Come sottolinea un bell'articolo uscito in questi giorni su Jacobin, Arnaud ha affermato di sentirsi legato all'eredità francese di Versailles e Maria Antonietta. Forse sarebbe arrivato il momento di rimettere insieme la vecchia band dei Giacobini. Se si riformasse la vecchia gang dei Giacobini, il lavoro, diciamo, non le mancherebbe. Un piccolo omaggio, ad esempio, sarebbe d'obbligo anche per uno dei casati più blasonati del capitalismo familiare italiano.
sono i Moratti, che subito dopo l'annuncio dei Della Valle hanno mandato un altro segnale chiarissimo dello stato in cui versa il capitalismo italiano. Dopo 62 anni, hanno deciso di mettere fine alla loro storia d'amore con il petrolio, garantendosi un buon ritiro da 600 milioni di euro. Ma oltre all'invidia, che prima che ce lo scriva qualche analfo liberale nei commenti, noi non solo proviamo e rivendichiamo il fatto di provarla, ma addirittura invitiamo esplicitamente anche gli altri a fare altrettanto, eppure a non reprimere troppo la rabbia che scatena, anche qui c'è molto, molto di più. Al netto di tutte le controversie sacrosante, da quelle ambientali a quelle sindacali, la raffineria di Sarroch, in provincia di Cagliari, è infatti una delle più grandi in assoluto del Mediterraneo e anche una delle più avanzate. Come ricorda Sissi Bellomo sul Sole 24 Ore, non solo conta per un quinto della capacità di produzione di carburanti del nostro paese, ma soprattutto è in grado di effettuare ogni tipo di lavorazione e modificare velocemente i processi per adattarsi all'impiego di greggi di qualità diversa. Una caratteristica, sottolinea giustamente la giornalista, particolarmente preziosa in periodi caldi come quello attuale, che tra guerre e sanzioni costringono a cambiare con frequenza fornitori e tipologie di materia prima. Definirlo un asset strategico, insomma, è riduttivo. Già che fosse in mano a una famiglia invece che allo Stato era roba da trogloditi. Ora che da una famiglia passa di mano a un mega conglomerato, oltre che da trogloditi, è proprio da ebeti. Il mega conglomerato si chiama Vitol, è di origine olandese, ma la sede è a Ginevra. E nonostante il 99,9% della popolazione mondiale non l'abbia mai sentito nominare, c'ha un giro d'affari comparabile a quello di Amazon. Nel 2022 ha smazzato materie prime di ogni genere per un valore che supera i 500 miliardi di dollari, senza che nessuno abbia mai visto un bilancio. Nonostante sia il maggiore trader indipendente di greggio e prodotti raffinati del mondo, infatti, la Vitol è una società privata e non è quotata. Ergo, fa un po' come cazzo gli pare. I sindacati si sono comunque dimostrati cautamente ottimisti. Dopo giorni di rumors sulle preoccupazioni per l'assenza di un vero e proprio piano industriale, dopo il faccia a faccia con la dirigenza dei nuovi proprietari, i rappresentanti di CGIL e CISL e UIL hanno parlato di incontro positivo. Chi subentra, avrebbe dichiarato Marco Nappi della Fenca CIS, ha parlato di un ingresso in punta di piedi e un approccio funzionale alla produzione di Vitol. Sinceramente, non abbiamo motivo di dubitarne. Il punto però ovviamente è un altro. Se la fortuna dei Moratti infatti era legata a questa raffineria, Vitol gioca su uno scacchiere enormemente più grande, con logiche completamente scollegate dall'interesse nazionale e con una potenza di fuoco completamente sbilanciata rispetto alle amministrazioni locali e anche al governo nazionale, che ormai per il fabbisogno nazionale di carburanti deve fare affidamento quasi esclusivamente ad attori stranieri, con tutto quello che ne consegue. L'ISAB di Priolo in Sicilia, infatti, ad esempio, 10 anni fa dalla genovese Erga è passata di mano alla russa Lukoil, e quando abbiamo deciso di farci la guerra contro la Russia per dimostrare la nostra fedeltà a Washington, abbiamo sudato freddo. Alla fine l'impianto è stato acquisito dalla Goi Energy. Anche qui poteva andare decisamente peggio e i sindacati si sono dimostrati piuttosto ottimisti. A un anno di distanza, però, a quanto ci risulta, del piano industriale ancora non c'è traccia e nel dicembre scorso Milano Finanza parlava di trattative per un nuovo passaggio di mano a non meglio precisati armatori greci, con Rothschild a fare da advisor. Goi Energy ha smentito categoricamente, i problemi però potrebbero essere altri. Goi Energy infatti è una divisione del fondo private equity Argus New Energy Group, che in quanto fondo di private equity già non è che sia proprio il simbolo della trasparenza. In più ha sede a Cipro, altra caratteristica che non è esattamente sinonimo di trasparenza. Ma il problema principale è che il grosso degli investitori è israeliano e il più israeliano di tutti è l'amministratore delegato. Si chiama Mikhail Bobrov e oltre ad essere l'AD di Goi Energy è anche il CEO della israeliana Green Oil, tra i maggiori azionisti della principale raffineria di petrolio israeliana, ed è anche l'uomo che gestiva le operazioni di Trafigura in Israele. E Trafigura, che è direttamente coinvolta nel processo di riorganizzazione di Priolo, oltre ad essere stata coinvolta in millemila vicende non esattamente edificanti, dallo scandalo dei rifiuti tossici in Costa d'Avorio
alle accuse di corruzione da parte di procure statunitensi e svizzere, è anche la proprietaria della Martin Luanda, la petroliera che il 26 gennaio scorso è stata presa di mira da un missile di Ansar Allah. Anche la raffineria di Augusta nel 2018 era stata ceduta da Esso Italia agli algerini di Sonatrach e quella di Milazzo è di proprietà di una joint venture tra Eni e Kuwait Petroleum. Morale della favola, con questa ultima operazione dei Moratti, la capacità di raffinazione italiana è per oltre la metà in mano straniera. Alla faccia del de-risking e della necessità di pararsi il culo in tempi geopoliticamente turbolenti. Fortunatamente però per il mondo produttivo italiano non ci sono solo brutte notizie. A Bruxelles infatti si sta giocando la partita della normativa CSDD o CS3D che dir si voglia. Pure l'acronimo brutto le hanno dato pur di evitare che se ne parli, sia mai. Cosa prevede? Una cosa veramente intollerabile, e cioè che le grandi aziende rispettino le normative ambientali e i diritti umani. Che incredibile ingerenza! Il governo italiano si astenga, ha tuonato il delegato di Confindustria Stefano Pan. L'industria europea è a rischio. Quello che non torna a Pan è che la direttiva impone alle grandi aziende di controllare che anche i fornitori e chi lavora in appalto debba rispettare la legge. Ad oggi, infatti, per aggirare la legge è sufficiente esternalizzare tutto quello che viene fatto in violazione della legge stessa e così hanno tutti la coscienza pulita, fanno un sacco di soldi e si possono concentrare sulla produzione di pamphlet a varia gradazione di greenwashing e fuffa petalosa. Con questa normativa sarebbero per la prima volta costretti a fare qualcosa di simile a quello che millantano. Tanto basta per affermare che il testo è stato messo a punto senza ascoltare gli addetti ai lavori, con un approccio ideologico. Sia chiaro, la direttiva non è che impone agli attori della filiera di realizzare il socialismo e di essere equi nei confronti di lavoratori e territori che sfruttano, ma molto banalmente appunto di rispettare le leggi. Tipo il salario minimo di un euro l'ora in Bangladesh, o il fatto che prima di gettare una sostanza chimica che ti fa venire un tumore solo a guardarla, la dovresti perlomeno un po' filtrare. Tutte limitazioni che nel giardino ordinato e intenzionato a estrarre quel poco di plusvalore che rimane dall'economia reale per andarci a comprare le azioni di Nvidia o di Microsoft nelle borse USA, evidentemente sono insostenibili. Ed ecco così che durante l'iter, un pezzo alla volta, la normativa è stata smontata. L'articolo 25, ad esempio, introduceva il fatto che i dirigenti aziendali, nel loro dovere di agire per il meglio dell'impresa, avrebbero dovuto tener conto addirittura anche delle conseguenze sulla sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo. Cancellato. Prima si prevedeva che un fornitore inadempiente si sarebbe visto interrompere il rapporto. Ora invece si è trovata la scappatoia. Per evitare l'interruzione basterà presentare una relazione dove si dovrà dimostrare che interrompendo il rapporto si fanno più danni che a tenerlo in piedi. La schiavitù fa anche cose buone, diciamo insomma. Ma tutto questo make-up è valso comunque a poco. Tre esempi lampanti di progresso e rispetto dei diritti e dell'ambiente avevano già annunciato la loro astensione: Austria, Germania e addirittura anche la Finlandia. Per far naufragare definitivamente la normativa però ne serviva una quarta, ed ecco che è arrivata l'Italia. D'altronde, ricorda Pan, nel 2008 la UE aveva un PIL superiore agli USA di 4,5 punti. Nel 2022 l'Unione Europea ha perso nei confronti degli USA il 5,5%. Per dare un'idea, è come aver perso il PIL di un paese come l'Italia o la Francia. A parte che sto Pan mi sa che di matematica non è che sia proprio ferratissimo, perché in realtà lo spostamento di ricchezza, come vi abbiamo dimostrato altre mille volte, è molto più consistente che questo. Ma soprattutto l'idea è: non ti vorrai mica rifare sugli svendipatria che hanno portato tutti i loro quattrini negli USA via paradisi fiscali? Con buona pace degli anarcoliberisti e dei negazionisti climatici, c'è ancora un mondo di schiavi e un intero pianeta da sfruttare come si deve. Per ora l'Italia ha contribuito a rimandare il voto e forse la decisione definitiva potrebbe arrivare proprio mentre sto registrando questo video. Vi terremo aggiornati. Ma per tenervi sempre aggiornati sulle manovre di questo esercito di svendipatria, abbiamo bisogno di un vero e proprio media che faccia le pulci alla propaganda delle oligarchie e guardi il mondo dal punto di vista del 99%.
aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Diego Della Valle.